all'inizio della stagione estiva, si ricorre a provvedimenti tampone da parte di molte istituzioni locali senza mettere in piedi per tempo un serio programma di interventi preceduto da un attento monitoraggio della situazione esistente. Una situazione che persistendo negli anni sta causando un... Abbiamo coinvolto le classi 4 del liceo scientifico di Amantea e Ipsia attraverso la somministrazione di un questionario con il quale ci volevamo rendere conto dai risultati di che grado di conoscenza i ragazzi hanno delle tematiche legate all'ambiente e alla salute. Da questo questionario in realtà è emerso che i ragazzi hanno una buona conoscenza dell'argomento e ovviamente dai test più specifici si sono evidenziate alcune lacune, ed è proprio da questo convegno che noi vorremmo partire per iniziare un percorso che non si esaurirà qui, proprio per diventare un punto di riferimento dei giovani del territorio, che di certo non abbiamo la presunzione di risolvere, diciamo, le problematiche legate all'ambiente, però da questo vorremmo far aumentare la sensibilità verso questi temi. Nell'affrontare problemi che stanno a cuore non solo a noi Lions, ma a tutti coloro i quali vivono in questo contesto. Il club di cui mi onoro di appartenere ha sempre sostenuto un grosso impegno nell'ambito sociale, prioritariamente nel campo della salute dei cittadini, in difesa del territorio, dell'ambiente, facendosi promotore più volte di impegno comune con i vari. Il stile di vita che attualmente si conduce nei paesi a più ricca economia, dove non si tiene conto degli eccessivi consumi di materie prime, dove non ci si preoccupa dell'inquinamento ambientale. Punto secondo, la Napoli, l'onorevole Pirillo, del dottor De Luca, dottor Lai, professor Lorenzo, che daranno anche oggi materia e la dimostrazione di quanto duro lavoro. Se ancora non ce ne fossero accorti, i Lions devono propondere per essere sempre più propositivi e decisivi nel territorio. Contributo in difesa del territorio e di tutto l'ambiente che lo circonda. Le nostre bellezze naturali, come la nostra, che ci permette di sfruttare l'utilizzo di strumenti come internet a quale rilevanto per una più ampia e diffusa comunicazione e informazione che... E peggio ancora le preoccupazioni sicuramente tra i giovani, che vedo presenti tanti interessati, che rifondono in noi le loro speranze e che noi siamo in potere di guidare, di dare esempio, di fondere coraggio per far sì che il corpo della loro esistenza sia più tranquillo, più salvo e lontano dalla tentazione. Grazie. Ingegner Giovanni Battista Malomo, presidente Lions Club di Amante Alto Tirreno, farà il suo saluto. Raffaele. Saluto le autorità lauristiche, le autorità stesso che ci invita tutti a riflettere sui concetti da mantenere presente per la difesa dell'ambiente, nonché per quelle attenzioni che riguardano il mantenimento della salute. Grande dove la forza della natura insieme agli errori umani hanno prodotto una così catastrofica di alcuni concetti. Il mio pensiero è rivolto a tutti differentemente, in modo più intenso, credendo stimolare i giovani e gli studenti più presenti verso nuovi termini e concetti. Mi sarebbe cosa da dire che ognuno di loro familiarizzasse, cercasse una spiegazione a questi termini.